chi credere? Prendiamo Equitalia, abolita, dice Matteo Renzi. In realtà, spiegano i critici, si fonde con l'Agenzia delle Entrate, ma restano uffici e compiti. Da oggi siamo amici, dice Renzi, e ti avvisiamo con un SMS se ti sei dimenticato di pagare. Grazie tante del messaggino, rispondono i critici, ma avrà valore giuridico? La sanatoria delle cartelle, allora. Tante persone tireranno un sospiro di sollievo, spiega il governo. C'è poco da sospirare, ribattono i critici. Alla fine le tasse si dovranno pagare in 3 anni e niente scuse. E se i soldi non li hai, insomma, i guai restano guai. E che dire della pensione anticipata? Finalmente liberi, festeggia il governo. Liberi sì, ma di andare in banca, replicano i critici. Un nuovo mutuo? E per quanto tempo? E con quali interessi? E chi mi assicura che non si vogliano poi rifare su di me? Vatti a fidare delle banche. Perché in fondo lo diceva già tanti anni fa uno statista danese. Sono le domande semplici, quelle cui è più difficile rispondere.